Ciao a tutti. Questo video è per chiarire la questione di domande e risposte. Ho interrotto temporaneamente di rispondere alle domande che mi arrivano, la maggior parte, perché prima voglio proprio chiarire a quali domande rispondo e a quali no. Questa è un'esigenza proprio, vabbè, ci sono diversi motivi per i quali ad alcuni tipi di domande rispondo, ad altri no. Principalmente è una questione di tempo disponibile, ma ci sono altre motivazioni che spiego, cerco di rendere chiare in questo video. Allora, intanto devo chiarire di che cosa mi occupo, perché questa premessa è fondamentale. Ciò che sto facendo è tentare di trasmettere una serie di informazioni pratiche riguardanti il sistema di conoscenza tolteco, quelle che ho, in parte quelle che ho appreso dai miei insegnanti, in parte cose che ho sviluppate che ho poi sviluppato sulla mia esperienza, sull'esperienza che mi sono fatto insieme a loro e poi nel percorso che ho seguito. Quindi le domande a cui rispondo sono quelle che riguardano, che sono attinenti la pratica, il percorso, e che siano molto mirate, limitate a un punto molto preciso, a un dettaglio, a un aspetto, insomma, domande alle quali io possa rispondere in modo chiaro e sintetico. Domande sui dettagli della pratica del percorso. E poi non 10 domande in una mail, una, due. Questa è anche una questione di considerare che ci sono altre persone che aspettano risposte, quindi se ognuno mi fa 10-15 domande in una mail, diventa una sorta di monopolizzazione del tempo disponibile, non va bene. E chiedo anche un'altra cosa, che prima di fare domande, fare lo sforzo di leggere i libri. C'è una buona fetta di domande, io mi rendo conto che hanno la risposta già contenuta nei libri. Una risposta molto più ampia, dettagliata, esaustiva e chiara di quanto potrei mai dare in una mail, per vari motivi. Molte delle domande che mi vengono fatte richiedono prima delle premesse molto ampie che permettono di avere a disposizione sia un linguaggio comune che delle conoscenze di base che mi permettono appunto di rispondere in un modo chiaro, comprensibile. Altrimenti o la risposta diventa troppo ampia per via anche di tutte le premesse necessarie per poter essere data in una mail, oppure dovrei, per rispondere in un modo sintetico e chiaro per me, dovrei dare una risposta assolutamente incomprensibile, senza tutte le premesse, appunto. Quindi, quando decido di rispondere, io lo faccio, a parte prendendomi il tempo per mettere insieme una risposta decente. E quindi l'altra cosa è, non bisogna avere fretta. Ma poi rispondo se sono in grado di rispondere, di dare una risposta che sia, appunto, che sia comprensibile, sensata, che abbia utilità. Ora, se la domanda è troppo vaga o troppo generale o va sui massimi sistemi o manca delle adeguate premesse, insomma, se non è molto precisa, dettagliata e limitata a qualcosa di veramente molto pratico e specifico, non rispondo. Preferisco non rispondere piuttosto che dare informazioni quasi, non dico a caso, ma insomma che non sono date nel modo corretto, come vorrei. Poi, altre cose, io non risolvo problemi personali, questioni di vita personale, di
non faccio quello, non faccio il guarigione. Inoltre non mi interessa andare in cerca di parallelismi con altre discipline o altre persone che si occupano di cose simili. Io mi occupo di nahualismo e lo faccio in un certo modo. E faccio quello. Lo faccio nel modo che trovo, che ho imparato e che ritengo più efficace ed efficiente. Entro i miei limiti, ma domande del tipo ma cosa ne pensi di quell'altro che insegna questo, pensi che sia uguale a quest'altro, insomma non mi, francamente non ho interesse nel cercare di mettere insieme cose che hanno una loro motivazione di esistenza in un certo modo, sono fatte in un certo modo per motivi molto precisi e che quindi sono efficaci in quel modo. Credo che cercare convergenze e parallelismi a tutti i costi, per come la vedo io ovviamente, ma ognuno poi può cercarle quanto vuole, ma però per come la vedo lo ritengo un puro esercizio intellettuale che soddisfa la mente lineare, soddisfa anche la propria concentrazione su se stessi e soddisfa moltissimo la costruzione della descrizione del mondo. Quindi l'esatto contrario di quello che stiamo cercando di fare. Altro tipo di domande alle quali io non posso rispondere sono le esperienze personali. O meglio, la maggior parte di queste io non posso dare delle risposte esatte. Insomma, quei fenomeni per cui quando si pratica magari si iniziano a vedere cose strane, ad avere percezioni particolari, non ordinarie, luci, ombre, beh, fenomeni di vario tipo. Ora, io non sono in grado di dire che cosa siano veramente, per diversi motivi molto semplici. Prima di tutto, non ero lì in quel momento e quindi non potrei, diciamo che teoricamente si potrebbe anche ritornare al momento e al luogo, ma richiede una certa quantità di energia e la sto usando in altri modi. E soprattutto poi c'è la questione dell'interferenza interpretativa. Io non posso sapere qual era in quel momento il tuo livello di interferenza interpretativa che hai eventualmente inserito in quel fenomeno. La questione è che dovresti, se non lo sai tu che cosa ti sei trovato davanti, non lo può sapere nessun altro realmente. Quello sarebbe il momento in cui usare il silenzio interno e il proprio vedere per raggiungere la comprensione fisica di ciò a cui stiamo assistendo. Già al momento stesso in cui ci domandiamo che cos'è questo, stiamo già mettendo in atto un qualche tipo di tentativo di interpretazione che va a creare nebbia intorno al fenomeno a cui si assiste. Il mio consiglio in generale è quello semplicemente di goderti l'effetto, se è godibile, ma di non stare a fissarci troppo l'attenzione. Cioè non lasciare che questi fenomeni ci blocchino sull'effetto in sé. La nostra attenzione è abituata a ossessionarsi sui dettagli, a rimanere inchiodata sull'effetto che abbiamo del mondo intorno a noi. E ovviamente questo fenomeno si ripresenta non appena mettiamo il piede fuori dalla porta di casa e quindi vediamo cose nuove. Chiaramente di nuovo la nostra attenzione si inchioda su questi fenomeni, è comprensibile, è ovvio, è inevitabile. Il mio consiglio è di non farli diventare dei nuovi guardiani, dei nuovi confini, ma di prenderli per quello che sono e poi andare oltre, nel senso accumula silenzio, intensità, energia
E poi un giorno userai il tuo vedere per comprendere che cosa hai di fronte veramente, o forse anche no, perché magari a quel punto non ti interesserà assolutamente più, perché starai già guardando qualcosa che è al di là di quello. Però ecco, se non te lo dice la tua volontà e il tuo vedere che cosa sta succedendo, non lo posso fare io. Poi un altro paio di cose, non do il mio numero di telefono, non faccio colloqui e chiacchierate telefoniche, altrimenti dovrei passare l'esistenza più o meno al telefono. E poi non faccio incontri individuali nemmeno su internet. Quindi, ripeto, risponderò solo a domande che riguardano strettamente il percorso pratico, su dettagli del percorso pratico, dettagli che vengono fuori dalla lettura dei libri principalmente e dalla messa in pratica delle tecniche. Questo è il tipo di domande a cui rispondo. Grazie a tutti.